ma quel ballottaggio fu un ballottaggio particolare, perché ci fu Renzi che stava col PD e Giovanni Galli nel PDL. Si dice che da lì nacque l'amicizia Verdini-Renzi, perché Verdini fece campagna elettorale, comunque Sì. invitava a non votare Galli, ma a votare Renzi, giusto? Diciamo che nel ballottaggio non ci fu nessun sostegno a livello nazionale. Per esempio Berlusconi, Sì, che fece un giro al laddove primo il turno. PDL era andato al ballottaggio, ecco, non venne a Firenze a sostenere Giovanni Galli. Quindi si dice che lì fu il primo atto che sanciva una sorta di intesa tra Senta, Renzi e Verdini. E direi che poi ha avuto avuto, certo. degli sviluppi importanti, Signor visto che ci Bonafede, troviamo a votare una certo. Costituzione che hanno scritto insieme, L'abbiamo insomma. fatta, Vabbè. signora Gabanelli. Come sta, signora Milena, Gabanelli? ma io, cioè, adesso voglio dire, io non esco più di casa dopo questa notizia shock che tu hai dato a noi, i tuoi telespettatori Che innamorati. non condurrà più Ma perché? report. Beh, Beh, dovresti uscire di casa felice invece, no? No, Ma perché voglio sapere a chi lo lasci in mano, innanzitutto. chi lo lascio in mano? Ho una squadra che si è, voglio dire, formata nel corso dei 20 anni, ne stiamo parlando da parecchio tempo, voi non lo sapete, ma noi sì. Certo, sempre gli E ultimi a sapere le cose. Ultima puntata, che quando fine sarà? novembre. Ma sappiamo anche il giorno, se l'è segnata sul È calendario. l'ultimo lunedì di Il novembre. 28 novembre, signora Gabanelli. Sì, 28, è il 28 novembre. 28 novembre faremo un gran Ha già saluto. pensato a come Un gran saluto e presenterò anche il nuovo conduttore chi raccoglie il della testimone. Repubblica, Signora questa. Gabanelli, È finita quella cosa lì, sì, no? Non è che adesso no, non vuole più qua, fare. di quale cosa stiamo No, del parlando? Presidente della Repubblica, che quando i 5 Stelle la volevano Presidente della Repubblica. Io sono stata così molto gratificata da Questa questa investitura. santificazione, però vorrei fare il mestiere che so fare. Qualche volta ha ballato, sì, musica brasiliana. Ci dia questa immagine, signora Della Gabanelli. Gabanelli che balla musica brasiliana col marito che suona il bifano, il No, mi pianoforte. sono spinta in un cha-cha-cha, In un cha-cha-cha, beh, la che ragazza. però non è proprio brasiliano, No, mi la pare, ragazza di no? Ipanema, no, no, non, no, troppo. Però conosco il testo, le parole di ragazzo di E la Ipanema, canta che anche? certo che la canto Beh, ce ne fa anche. Non mi sentire. chiedere di No. cantarla perché non lo farò, No, vabbè, ma un ma pezzettino però la solo. canto. Sì, ma così ce la fischietti. Guardi, sarebbe un momento proprio anche se. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Va Beh, bene. che Ma meraviglia, brava signora Gabanelli, guardi, Milena! cosa potevamo chiedere di più dalla vita? Dai, Niente. Gavanelli, Era più che. tranquilla, ecco, era sicuramente una vita più tranquilla, però l'offerta che mi è stata fatta non la potevo rifiutare, era una Certo. sfida ovviamente per il cambiamento di questo famoso talk show e come sapete tra Sì. le mille polemiche che sono iniziate già nel momento in cui è stato annunciato Sì, il mio guardi. nome, poi nel momento in cui la trasmissione come oggettivo ha traballato, ha tentennato soprattutto negli ascolti, questo Sì. insomma è una cosa che non neghiamo, è evidente, è un dato oltretutto matematico, certo che non immaginavamo che potesse andare subito bene, anche perché dopo 13 anni ovviamente si cambiava un marchio Nome, storico come certo. quello di Ballarò, si riduceva il format a un'ora e mezza. C'è qualcuno che in maniera un po' disonesta, Sì. Perché diciamolo, in queste settimane sta facendo anche questi calcoli con lo share, è chiaro che paragonandola a un altro programma che dura 3 ore, è se la ovvio che è totalmente trasmissione diverso. fosse Perché invece più Gianluca, tu lunga, cominci alle certo. 9 e finisci alle 10:40 più o Sì. meno. Ma sì, noi facciamo un'ora e mezza, ma io guardate, non voglio entrare nel tecnicismo da share perché è veramente una cosa Sì, che. perfetto, E sì, quindi organizzava questi eventi SMC, in non so. discoteca e. E organizzavo questi eventi e poi quasi per gioco animavo un po' la serata, In che no? Cioè, modo? mentre c'era Disc il jockey? disc Disc jockey, jockey? This is No. the rhythm of the night, e lui fa sentire la voce come No, no, faceva a riempire la assolutamente no. pista. Per dire, cioè, cosa faceva? Assolutamente. Amici, come Ciao a dicevano? E lei tutti! diceva, Ciao! quindi. Cioè, vada. Benvenuti! Col tono di voce, no? Questo è Gigi Dago, Ostino. Sì, che è stato ospite anche a Ma Palermo, quindi Italia introduca Adrenalina. Beppe Grillo in quella discoteca. Questa sera, sono le solite cose che si Ma tipo, di dicono. questa sera. Questa sera per voi Beppe Grillo! Andiamo con Di Maio, vai anche Di Maio. Questa sera Di Stasera lo Maio. telefonerò Gigino Di E con Maio. lui, insieme a noi questa sera, Luigi Di Maio. Vai, vai. E adesso arriva con la moto, chi arriva? Arriva con la moto, con l'inseparabile moto, Alessandro Di Battista, detto Dibba. Ok, ora basta però, per favore. Beh, che.